natura crea. Lo slogan "Come natura crea" nasceva negli anni 30 da una geniale intuizione di Gabriele D'Annunzio. Sarebbe diventato il marchio di fabbrica dell'azienda che rappresentò per quasi un secolo l'eccellenza agroalimentare italiana nel mondo. In un libro scritto da Peter Signorini, discendente della famiglia che dopo il fondatore Pietro Cirio ne sancì il successo, la storia di industriali rivoluzionari e del luogo da dove tutto ebbe inizio. San Quatte di... Ma no, che è San Quatte di... Te duccio, no? Certi pomodori così. Napoli Est, San Giovanni a Teduccio, vista dal mare. Qui si sono incrociati i destini di una fabbrica in passato considerata all'avanguardia con una struttura che guarda al futuro sotto il segno delle nuove tecnologie. Per chi è nato a San Giovanni a Teduccio, il marchio scandisce i ricordi di più generazioni. La fabbrica modello con la cassa pensioni per i dipendenti, le vedove e gli orfani, le partite di calcio e le gare di ciclismo. Dilettanti di tutta Italia, gara di importanza nazionale. San Giovanni a Teduccio, volata. Tutti hanno da raccontare qualche cosa che ha riguardato la loro vita, la vita delle loro famiglie, il rapporto, diciamo, a questa esperienza. Su questi barattoli c'è la scritta San Giovanni a Teduccio, Napoli. Venivano realizzate qui a San Giovanni nella misura di 600.000 al giorno. È tutto racchiuso in una boa. Concentrato. In un concentrato. Questo rapporto con i signorini lo portiamo ancora nel cuore. Io mi chiamo Antonio, mi hanno chiamato sempre Tonino. Poi, con la venuta della SME, siamo diventati numeri. C'è anche un crocifisso. Sì, grazie ai signorini che quando lasciarono la Cirio me lo affidarono e io l'ho conservato per 33 anni, sempre con il pensiero, con l'idea di riportarlo da dove è uscito. Lo andiamo a vedere proprio da vicino? È tornato a dove stava. Il tuo sogno si è avverato. Il mio sogno si è realizzato. In via Proto Pisani, un altro dei tanti stabilimenti Cirio di San Giovanni a Teduccio. Questa adesso è la sede dell'università. Peter Signorini, tornare qui, in questo luogo, dopo tanti anni, che cosa significa per lei? Tutto quello che oramai è passato, è passato. Qui c'è la continuità. C'è il futuro. C'è il futuro, c'è la creazione dei giovani, le tecnologie e quindi la speranza per il futuro. Io quando passo per San Giovanni sento ancora che c'è qualcosa che batte.